che ora poi viene utilizzata anche in maniera non proprio corretta, però viene utilizzata per suggerire agli altri utenti utenti da seguire interessanti. Quindi se voi avete fra i vostri following delle persone che ritenete interessanti e ritenete di, che siano interessanti da seguire, potete suggerirli alla vostra comunità e ai vostri follower. Quindi inserite questo FF seguito dai nomi utenti di, questi, di queste persone e anche magari dal motivo per il quale sarebbe utile e divertente poterli seguire. Infatti sotto lì c'è scritto. Di solito quando si suggeriscono dei profili Twitter da seguire è perché anche noi li seguiamo e quando si risponde a questi tweet si dice, si utilizza la formula FF back. Però se voi non seguite questi, questi profili non lo fate l'FF back, perché voi state suggerendo a qualcuno di seguire quei profili quando voi non li seguite. Quindi è un po' una pratica che viene, no? Che viene usata in maniera... Così poi mutano talmente velocemente che... Però ecco, sarebbe... Se voi riuscite ad entrare, no? Ad essere interessanti come profili riguardo alla vostra, al vostro argomento principale, potete essere, no? Menzionati in questi suggerimenti. Allora diventa anche un circolo virtuoso, no? Perché si suggeriscono i profili e in questo modo vi fate anche conoscere. L'hashtag ne abbiamo parlato, di quello che si può fare. Questo è un piccolo riassunto, tanto poi vi faccio avere, ve le faccio avere, quindi poi lo vedete. Ne abbiamo parlato di tutte queste cose. Quindi andiamo a vedere un pochino cosa si può fare quando noi ci creiamo il nostro profilo su Twitter. Abbiamo detto che viene identificato dalla chiocciola, quindi @, seguito dal nome utente. Che nome utente dovete scegliere per il vostro profilo? Anche qui dipende. Dipende perché se lo usate personalmente, la cosa più semplice e più, più utile, diciamo, da fare è quella di utilizzare il vostro nome. Vostro nome e cognome. Se invece lo usate per un'azienda, state attenti al nome che usate, perché è quello che poi vi identificherà, lo potete anche cambiare, però è quello che poi vi verrà, identificherà la vostra azienda. Solitamente è bene non utilizzare questi nomi utenti che ricordano un po' le chat, no, di MSN con tutti i numeri, tipo Roby73, no? Che sa un po' di chat erotica degli anni 80, degli anni 90. Quindi cerchiamo di essere professionali anche nella scelta del nostro nome utente. Nulla vieta, se vogliamo utilizzare soltanto un profilo e quindi quello aziendale, però identificarlo in maniera personale, perché magari siamo una realtà piccolina, utilizzare una combinazione fra nome azienda e nome nostro. Niente ci vieta di poterlo fare, anche per, no, per identificare di cosa stiamo parlando, quindi utilizzare questo tipo di approccio al nome utente. E non usare ovviamente anche nomi di fantasia, a meno di non voler effettivamente avere un profilo che... così da usare per svago, semplicemente per svago. Noi ovviamente stiamo parlando di fare una sorta di, no, di business, di lavoro. Quindi effettivamente sarebbe meglio utilizzare o una combinazione di nome azienda e nome nostro, oppure utilizzare effettivamente il nostro nome, che secondo me è la cosa migliore da fare. Personalizziamo poi il nostro profilo. È importante perché non vogliamo essere identificati come degli spammer o dei profili fake, non vogliamo essere segnalati, quindi mettiamo una bella foto, possibilmente sorridente, possibilmente a colori, che, no, dia subito un senso anche di fiducia in chi la vede. Il nostro nome, possiamo aggiungere la posizione, allora lo vediamo diciamo nel back office della creazione di un profilo, il nostro sito che identifica la nostra azienda, quindi il nostro sito web, l'indicazione del nostro sito, una bio, abbiamo a disposizione 160 caratteri, quindi anche qui dobbiamo
lavorare un pochino di fantasia e cercare di creare una bio che sia che indichi esattamente, no, cosa, che cosa facciamo e che sia anche chiara. E poi ovviamente mettere pubblica la nostra, il nostro profilo. Questo qui è l'extranet, diciamo, back office o extranet, insomma, come lo volete chiamare, della, di un profilo di Twitter. In questo caso abbiamo scelto il nome, abbiamo inserito la nostra email, la lingua nella quale vogliamo gestire il nostro account. Io l'ho messa in inglese, ma semplicemente perché Twitter dà la possibilità di fare il backup di tutti i dati e di tutti i tweet, anche se non è che sia poi un dato effettivamente utile quando poi si scarica, perché si scarica un file dove ci sono effettivamente su un foglio di Excel tutti i tweet, quindi non è che sia poi così utile, ci sono degli strumenti che sono molto più utili per farlo, però è il motivo per cui l'ho messo in inglese. Quindi possiamo scegliere di ricevere anche messaggi privati da qualsiasi utente di Twitter, e giù in fondo vedete richiedi il tuo archivio, che è quello che vi dicevo, quindi il backup di tutti i dati. Come vedete sulla sinistra ci sono tutte le varie impostazioni che noi possiamo scegliere di utilizzare per poi andare a gestire il nostro profilo. Dobbiamo poi scegliere anche una foto, come vi dicevo, una foto possibilmente a colori, e possiamo scegliere anche una testata. Ora lo vediamo, vi faccio vedere come viene fuori un profilo, che è l'immagine che è sotto la vostra foto. In questo caso possiamo dare anche, come vi dicevo, il sito, la bio e la location dei, del nostro profilo, che non è la posizione. Poi possiamo decidere anche di dare una posizione ad ogni tweet che noi lanciamo, quindi ogni volta che lanciamo un tweet possiamo decidere di inserire la posizione. In questo caso è la posizione nostra, cioè la location da dove noi solitamente, dove noi solitamente abbiamo l'azienda. Uno sfondo, lo sfondo lo possiamo scegliere invece da questa parte. Twitter ci dà la possibilità di scegliere fra vari sfondi. Quello che vi facevo vedere, questo qua è il mio, questo sotto che ho scritto Marianna Marcucci, eccetera, è un'immagine che io ho scelto, che ho creato per lo sfondo del mio profilo. Altrimenti, inizialmente, Twitter vi dà la possibilità di scegliere questi, che sono delle immagini di default che Twitter ha all'interno, sul quale voi potete costruire il vostro profilo. Bisogna avere anche un pochino, diciamo, di fantasia nel creare la vostra immagine. Ad esempio, una cosa simpatica e divertente è questa. La foto principale è quella piccolina, la prima foto che voi vedete, mentre la testata, quella che vi dicevo, è quella intorno, è quella che contiene anche quelle altre tre. Quindi in questo caso ho avuto un po' di fantasia, un po' di, no, di creatività, e ha creato questo sfondo simpatico. Quindi si può anche giocare molto, no, sui profili e con le immagini. In questo caso vedete qualche sfondo diverso, questo qui ad esempio è quello di Lady Gaga, quello di Obama, e da design, come vi dicevo, ci potete andare, cambia lo sfondo, voi scegliete un'immagine, potete crearla anche voi se siete bravi, sapete un po' usare Photoshop o comunque tutti questi strumenti di modifica delle immagini, e potete crearvi i vostri sfondi come più vi piace. Una cosa importante è che ad esempio Twitter vi dà la possibilità di piastrellare alcune immagini, di gestire le foto mettendone anche soltanto una, però con risultati che ora vediamo non sono proprio ottimali. Vi faccio vedere alcuni profili che, di strutture turistiche non, che secondo me sono fatti bene. Ad esempio questo è il Marriott di Londra, che è molto, molto basico, diciamo, però lo trovo elegante, è un albergo, quindi ha scelto di indicare, di utilizzare la foto dello sfondo per localizzarsi, quindi per far vedere dove effettivamente si trovano, non scrivendolo ma mettendoci una foto dell'indirizzo di dove sono loro. Questo è un albergo che lavora molto bene, questa è una foto non recentissima, quindi hanno 7.000 e passa follower, e
E questa è un'immagine che secondo me è fatta bene. La piastrella che vi dicevo prima è questa, dove in questo profilo hanno ripetuto più di una volta la foto della, la stessa foto della camera. Che insomma è bruttino, no? Insomma, è anche perché non ha molto significato. A parte le foto delle camere in generale, io non le utilizzerei per promuovere un albergo. Però in questo caso non è, ora poi ve ne farò vedere anche altri, non è molto simpatico. Cosa facciamo quando ci iscriviamo su Twitter? Dobbiamo andare a trovare persone interessanti o persone che noi vogliamo seguire, perché quando noi ci iscriviamo a Twitter ovviamente non stiamo seguendo nessuno e Twitter ci consiglia, ci suggerisce qualche profilo da seguire che però non è ovviamente direttamente di nostro interesse, perché ci suggeriscono personaggi che sono già famosi, diciamo. La prima cosa che potete fare è controllare se su Twitter esiste già qualcuno che conoscete, magari delle vostre, legato al vostro ambiente lavorativo, attraverso il vostro account email. Questa parte iniziale è importante perché le persone che voi seguite inizialmente sono quelle che poi vi ritrovate nella vostra timeline anche in seguito. Quindi sono le persone alle quali, delle quali seguite gli aggiornamenti. Quindi sono le persone che poi, dalle quali poi voi andrete a prendere e a reperire informazioni e con le quali poi andrete a interagire maggiormente. Quindi scegliete bene le persone in base agli argomenti che vi interessano. Come? Lo vediamo. Cosa possiamo andare a cercare quindi per seguire persone che lavorano nel nostro ambiente o che possono vivere nella nostra destinazione, con le quali possiamo intraprendere anche dei rapporti? Possiamo andare a cercare ad esempio Puglia, sono proprio le prime e più banali ricerche che si possono fare più su Twitter. Vado a cercare la Puglia e vado a cercare gli utenti, vedete che in alto a sinistra c'è scritto risultati, persone e foto. Quindi la mia ricerca può essere fatta sia sulle persone, quindi sugli, veramente gli utenti che twittano riguardo alla Puglia, sia sulle foto che sono state taggate con quel tag, quindi foto che riguardano la Puglia. E quindi già qui mi restituisce già qui risultati riguardo a utenti che io potrei voler seguire per rimanere aggiornato su questo tipo di argomento, quindi sulla Puglia. O altrimenti posso cercare Lecce. Quindi mi restituisce argomenti ancora più, più precisi e più specifici. Molto spesso ci sono delle testate giornalistiche, sia online che no, quando li troviamo qua, perché comunque molti hanno capito qual è la potenza di questo strumento. E quindi, come abbiamo visto, insomma, mi posso decidere di seguire questi... questi utenti. In questo caso è uno screenshot della settimana scorsa dove si parlava molto, molto del maltempo e quindi dei problemi che ci sono stati in questa regione per le piogge della settimana scorsa, insomma, dell'ultimo periodo. E quindi in questo caso posso rimanere aggiornato anche vivendo fuori riguardo, no, a questi argomenti. Sarà in tempo praticamente in tempo reale si davano anche informazioni da parte della Protezione Civile o altro. Quando c'è stato ad esempio il terremoto in Garfagnana, quindi in Lucchesia, quest'inverno, siamo stati praticamente collegati quasi tutta la notte su Twitter e in collegamento sia con la Protezione Civile che con gli abitanti dei paesini, perché poi Garfagnana significa tanti piccoli paesini, un agglomerato di tanti piccoli paesini, e quindi si riunivano le persone nelle piazze e comunicavano appunto attraverso Twitter, dando informazioni anche alle famiglie. E mi ricordo che mi sono ritrovata a un certo punto che venivano a chiedere informazioni a me su Twitter, perché mi ero inserita in alcune conversazioni. Addirittura un volontario della Protezione Civile che era su in un paesino mi diceva: oh, mi raccomando, fagli sapere che noi siamo, che stiamo facendo questo, che il tendone è messo lì. E quindi, no, si crea questo collegamento fra tutte le persone
anche per aiutarlo, no? Per comunicare, per arrivare anche in piccoli paesi, piccoli posti dove sarebbe difficile arrivare in altro modo. In questo caso era Puglia Travel, per andare a vedere anche, no? Prima si parlava della concorrenza, no? O delle persone che parlano di viaggi in Puglia, la stessa cosa può essere fatta anche qui su Twitter, e quindi cercare di inserirsi in questi, in queste conversazioni, e fare in modo che quando una persona cerca quel determinato argomento possa trovare voi. Io mi sono inserita in questo caso, qui stavo cercando Lucca, con l'hashtag Lucca, anche se non si vede lassù in cima, ma c'è scritto hashtag Lucca, cercando questo si vedono i tweet dell'Hotel Universo. Quindi in quel momento, se qualcuno si fosse collegato cercando quell'hashtag, avrebbe trovato i tweet che ho inviato io tramite l'account dell'Hotel Universo. Quindi poi potete inserirvi nelle conversazioni e diventare anche un punto di riferimento nei suggerimenti. Questa è una immagine di qualche tempo fa, questa è un'immagine dell'altro giorno, risultati per Lucca, e sotto ci sono le persone che twittano Lucca. E come vedete, il quarto, non so se si vede, quella macchietta rossa è il logo dell'universo. Quindi Twitter ha suggerisce a chi sta cercando Lucca il mio profilo. Perché? Perché ho cominciato a twittare di Lucca, degli argomenti di Lucca, degli eventi di Lucca, a dare informazioni, e quindi lui ti inserisce e ti riconosce come un profilo interessante, e come un profilo che sta twittando e sta parlando di quell'argomento, e quindi valido, un profilo al quale dare, un riconoscimento. Quindi questo è importante, perché questa è una ricerca mondiale, non è una ricerca locale, no? Quindi chi cerca la vostra destinazione può trovare voi, e voi pubblicando contenuti interessanti potete, potete essere inseriti in questo tipo di risultato. Quindi che cosa potete twittare voi dopo che avete completato il vostro profilo? Anche in questo caso dare informazioni si rivela sempre la strategia vincente. Quindi non escludendo ovviamente anche informazioni su quello che state facendo, cosa state pensando e cosa state provando, però ovviamente non sono questi gli argomenti maggiori, però lo potete fare, perché comunque anche quando parlate tramite l'account della vostra azienda, proprio perché è anche un po' informale la comunicazione, no? Su Twitter, potete fare anche quello. Magari dicendo sto facendo colazione nella veranda dell'hotel, no? Insieme ai clienti, e quindi cercare di introdurvi nelle conversazioni anche in questo modo. Potete fornire informazioni attraverso i link, quindi dando, fornendo link ai vostri follower su eventi che succedono nella vostra città, su luoghi da poter visitare. Potete pubblicare immagini. Ieri ad esempio sono andata un po' in giro, ho pubblicato delle immagini, le ho pubblicate anche su Twitter, di Lecce, di la Madonna... sì. La Madonna, sì. Quella. Sì. Facciamo una pausa, che ne dite? Sulla Madonna del Bagno io farei una pausa. Sì? Eccoci di nuovo. Allora, cominciamo quindi a capire che cosa possiamo scrivere, no, nei nostri tweet. Questa è un'indicazione ovviamente a grandi linee, vi dico, intervallata comunque alle cose che facciamo durante tutti i giorni. Se stiamo leggendo un libro, se stiamo guardando una trasmissione in TV, se stiamo partecipando a un evento, come si diceva ora. Quindi durante l'evento tutti i ragazzi prima mi stavano mandando i tweet dicendo Marianna sta dicendo questo, quella, sta dicendo un sacco di fregnacce. Oppure dove, a quale evento vorremmo partecipare. Oppure link di siti che abbiamo trovato, che riteniamo interessanti e che vogliamo condividere. Link che contengono informazioni a destinazioni, foto. Insomma, ecco, su quello, ciao, su quello vi potete assolutamente sbizzarrire.
intervallato anche perché no, da dei tweet così dove dite anche dove state andando, perché ogni tanto può essere anche liberatorio, no? Utilizzarlo in una maniera molto informale. Una cosa che però vi consiglio di non fare, mi diceva giustamente lei prima, no? Ma a me mi hanno bloccato perché ho seguito troppe persone, perché se tu segui più di 25-50 persone al giorno vieni bloccato, perché vieni ritenuto appunto uno spammatore, no? Quindi non, cerchiamo di non seguire troppe persone tutte in un giorno, anche perché poi tanto la timeline vi si popolerà di contenuti che magari poi non sono veramente interessanti, perché non è detto che, non so, il ricercatore del CERN, tale e quale, che magari scrive articoli interessantissimi su Science Magazine, poi dopo faccia lo stesso anche su Twitter. Quindi cerchiamo prima di capire che persone vogliamo seguire, leggiamo i tweet che scrive, leggiamo quello che sta scrivendo, e poi magari diciamo di decidiamo di seguirlo. Non vi inserite in quella girone infernale del follow back, dove le persone ti dicono seguimi che io ti seguo a mia volta, perché tanto non vi serve assolutamente a niente, perché sono persone che comunque non interagiranno mai con voi, persone che non contribuiranno mai al vostro profilo, quindi cercate di evitarlo. Non rimuovete chi non vi segue, perché il concetto di Twitter non è se tu mi segui io ti seguo, ma è io ti seguo perché tu dici cose interessanti e quindi secondo me è un profilo il tuo da seguire. Non è detto che la persona che voi seguite debba seguirvi a sua volta, perché magari voi non scrivete cose interessanti per quella persona, ma non lo prendete come un'offesa personale. C'è una scelta, no, dei profili che vogliamo seguire. Io seguo persone che non mi seguono e a mia volta sono seguita da persone che io non seguo, perché magari parlano di altri argomenti. Io ne ho diversi, ad esempio posso anche avere come hobby il motociclismo, ma non me ne può importare di meno di seguire i piloti di motociclismo, del MotoGP, perché twittano cose che non sono interessanti. Quindi questo è un lavoro che va fatto un pochino all'inizio. Per attrarre follower cosa possiamo fare? Innanzitutto, come abbiamo detto prima, fate sapere che voi ci siete, fate sapere alle persone che siete su Twitter, quindi come avete fatto con Facebook, con il bottone mi piace sul sito, fate la stessa cosa con Twitter. Ci sono quelli che si chiamano widget, i bottoni che voi potete inserire sul sito che rimandano direttamente al vostro account. E indurre appunto le persone a sapere che esistete anche a quelle che approdano sul vostro sito web. Non limitatevi soltanto al mondo online, ma fate sapere che ci siete anche in tutta la vostra comunicazione aziendale. Quindi mi viene in mente una email, perché non inserite come firma della vostra email i vostri account social? In modo che ogni volta che voi inviate una mail, le persone sappiano che voi avete anche altri account social sui quali possono contattarvi. Scusami? No. E questo lo potete fare anche, e perché no, sul materiale informativo che avete magari comunque nel vostro albergo, oppure nel vostro ufficio, nella vostra azienda. Ad esempio noi abbiamo messo in tutte le camere una cartellina dove sono specificati tutti gli indirizzi dei nostri account. Nonostante sia una cosa cartacea, comunque dà un'informazione, ci sono le informazioni dell'albergo, nelle informazioni abbiamo messo anche una pagina dove sono indicati tutti i nostri account, no? Poi è molto semplice, perché comunque basta collegarsi un attimo e si cerca un nome utente, anche se è scritto, no? Quindi in questo modo si può fare una commercializzazione incrociata fra il mondo offline e il mondo online. E come abbiamo detto prima, date alle persone motivo di seguirvi. Come abbiamo visto prima su Facebook, la stessa cosa la possiamo fare su Twitter. Quindi possiamo andare a vedere, una volta che ci siamo creati un po' di follower, possiamo andare a vedere quando questi follower sono online. Ci sono alcuni strumenti, questo è uno di quelli, e mi dà la possibilità di vedere, vedi, quando un mio tweet ha la capacità di essere più visto, più visibile.
In questo caso, ora questa è una foto, un'immagine, uno screenshot, però lui mi dice che se io twitto dalle 3 alle 4 del pomeriggio, dalle 7 alle 8 la sera, dalle 9 alle 10 la sera, ho la possibilità di far vedere a più persone, quindi di avere un reach maggiore sui miei tweet. Perché? Perché in quei momenti i miei follower sono online. Quindi lui mi dice twitta in quei momenti perché in quei momenti i tuoi follower sono online. E quindi ho la possibilità di aumentare la mia visibilità. Vi faccio un esempio di come si può interagire con le persone, anche con persone che non vi seguono, e quindi fare in modo di essere seguiti. Io stavo monitorando l'hashtag Toscana, Florence, Firenze, Lucca e via discorrendo, sono hashtag che io monitoro periodicamente, quotidianamente, perché sono quelli che interessano a me. E ho intercettato questo tweet in inglese, in questo caso quello che stavo seguendo io era Tuscany, dove una ragazza diceva appunto non vedo l'ora di arrivare al mio weekend in Toscana, a Firenze. Io non la stavo seguendo, l'ho intercettata semplicemente perché seguivo l'hashtag. E allora le ho risposto e gli ho detto ma guarda un po', se te c'hai un po' di tempo, perché non vieni a Lucca? Sono soltanto 30 minuti in macchina. Basta, niente. Non ho detto vieni a Lucca, vieni all'Hotel Universo, perché non mi avrebbe mai risposto, no? Ovviamente, sarebbe stato troppo aggressivo. No? Bisogna anche un attimino vedere se dall'altra parte c'è la disponibilità alla conversazione. E lei mi ha risposto, mi ha detto ma 30 minuti in macchina, mi piacerebbe tanto vedere Lucca. E io cosa ho fatto? Le ho fornito delle informazioni, semplicemente, riguardo alla destinazione. Sì, puoi venire in treno, la stazione è di fronte alla città, quindi non hai neanche bisogno della macchina per venire. E poi ho aggiunto, ti mando anche una mappa, una foto di una mappa della città, che è circondata da mura medievali, questa aggiunta. Divertiti, enjoy. E gli ho aggiunto la pic.twitter.com, gli ho aggiunto la foto della mappa. Quindi gli ho dato delle informazioni riguardo alla destinazione senza però aggredirla dicendole vieni da me. E lei mi ha risposto grazie mille, have a great travel Tuesday, perché è un altro degli hashtag che si usano nel mondo del turismo. Comunque grazie del suggerimento, grazie della mappa. E quindi il risultato è che lei poi mi segue. Perché? Perché io le ho dato delle informazioni utili, le ho dato delle informazioni interessanti e quindi alla fine lei ha deciso di seguirmi. Abbiamo avuto uno scambio veloce, siamo ancora in contatto, lei è venuta poi dopo a Lucca per un pomeriggio, non è venuta in albergo, ma è venuta per un pomeriggio e ci siamo viste. Quindi comunque è uno strumento di conversazione, no? Come si fa a attrarre follower? Così, non essendo invasivi, non andando a pubblicare e a infestare la timeline delle persone con messaggi che sono troppo aggressivi. Scusami, dimmi. In questo caso tu hai puntato con il tuo nome e cognome, sì. Conviene non farlo attraverso un link di un'azienda? Ma guarda, dipende, in questo caso io l'ho fatto col nome personale, semplicemente perché lei stava andando a Firenze, quindi ho preferito non essere troppo entrante, come si dice. In altri casi invece l'ho fatto con l'account dell'albergo, quando... Sì, io ho sia l'account personale, che è questo mio, che quello dell'albergo, che è Universo Hotel, che era quello col logo rosso di prima, sì. Dipende, scelgo di volta in volta, devo dirti la verità. A volte, quando retweeto, magari lo faccio con l'account dell'albergo, in modo da... ma soprattutto quando pubblicano foto di Lucca, eventi di Lucca, perché in quel caso... No? Può essere utile anche un modo indiretto di farti conoscere, però devo dire solo le cose che veramente mi piacciono, perché non è che se uno pubblica una foto di un, no, di un parciapiede lucchese, okay? Quindi c'è un po' di ricerca anche in quello, però dipende dal momento. Lei stava dicendo che andava a Firenze, in Toscana, e comunque la vacanza era già prenotata, e quindi ho preferito inserirmi personalmente. Comunque nel mio account ci sono tutti i link, anche all'albergo, anche a Lucca, quindi indirettamente, se lei è andata a vedere sicuramente il mio profilo, e quindi ha deciso di seguirmi perché comunque
sono esperta, tra virgolette, no, di quella destinazione. Quindi Twitter può essere utilizzato come strumento di marketing. Prima abbiamo visto lo strumento dei preferiti, abbiamo visto che cosa possiamo fare per essere identificati come competenti, no, nel nostro settore. Queste sono cose di cui abbiamo parlato. Come strumento di customer care, quindi aiutare, risolvere problemi, dare consigli, cercare di diventare una sorta di concierge, quello che noi facevamo in portineria, quello che un'agenzia di viaggi fa al bancone, noi lo possiamo fare su Twitter, quindi utilizzando questo tipo di strumento, dando le informazioni riguardo la nostra destinazione, informazioni su voli, treni, mostre, posti belli, scioperi, a che ora inizia la mostra, lo chiedo all'hotel, perché integro la mia strategia di social media marketing con il mio sito. E quindi inserisco in una pagina dell'hotel tutti i miei social, tra i quali anche Twitter. E Twitter lo inserisco in modo da poter twittare immediatamente anche dal sito web. Lì in basso a destra c'è il widget Twitter, dove in fondo vedi c'è scritto Twitter @Universo Hotel. Quindi in quel caso io posso direttamente utilizzare Twitter come strumento di concierge, posso dare l'informazione all'utente che arriva direttamente sul mio sito senza farlo uscire, però utilizzando quel social, quindi utilizzando questo tipo di richiesta di informazioni, e lo usano. Una cliente che stava venendo appunto in albergo con sua madre e mi chiede su Twitter se c'è il wifi gratuito. Ah, io gli rispondo: sì, c'è il wifi gratuito, c'è un internet point. Twittami pure tutto quello che ti serve. Dice: sì, ok, a che ora devo fare il check-in? Quindi vedete, sono tutte informazioni semplicissime. Puoi fare il check-in alle 2, però se puoi arrivare prima puoi lasciare i bagagli. Grazie mille, ci vediamo martedì. Una conversazione semplicissima che invece che essere fatta al telefono, essere fatta per mail, viene fatta su Twitter. E sempre di più si sta andando in questa direzione. Perché è uno strumento veloce, non ti impegna, non mi devo mettere al telefono e telefonarti. Ti mando un tweet e nello stesso momento io ti rispondo. Importante, come vedete, la successione dei tweet è di rispondere, insomma, con una certa velocità, no? Se voi vi inserite negli stream di Twitter, avete anche la possibilità di apparire in piattaforme e in media dove sarebbe stato difficile prima. In questo caso io stavo parlando di un concerto di Franco Battiato a Lucca e sono finita sulla home page degli eventi di Libero. Vedete lì il tweet integrato? Quindi no? C'è anche una promozione indiretta fatta su Twitter, ma proprio perché Twitter viene utilizzato come aggregatore di informazioni e come anche strumento per reperire le informazioni. Un'altra cosa simpatica che può essere fatta tramite Twitter è il Pay with a Tweet. Quel riquadro, l'ultimo riquadro sulla destra, ti permette dal sito, questo è uno screenshot del mio sito, ti permette di scaricarti, vedete la striscetta azzurra? Di scaricare questo coupon del 10% pagandolo con un tweet. Nel momento in cui cliccate sopra quella striscina Pay with a Tweet, vi scaricate un coupon, si apre una pagina con un PDF, vi scaricate un'immagine, vi scaricate il coupon, me lo portate in albergo e io vi do uno sconto del 10%. Nel contempo il vostro profilo Twitter, prima di potersi scaricare ovviamente il coupon, pubblica un tweet che io ho preimpostato. E quindi voi mi pagate quel 10% con un tweet, con una pubblicità che mi fate twittando l'informazione, cioè twittando che avete avuto il 10% di sconto soltanto con pagandolo attraverso un tweet. E questa è una cosa simpatica che, devo dire, ha abbastanza risultato, viene apprezzato. E la stessa cosa si può pagare anche con un post su Facebook. È un'applicazione che si chiama Pay with a Tweet proprio. Sì, sì, si chiama proprio così. No, no, è un'applicazione esterna, sì. Sì, 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 assolutamente. Poi io sono lucchese, braccino corto, quindi tutto quello che vi suggerisco è free. A Lucca siamo peggio dei genovesi, eh?
il Pay with a Post, che è su un posto di Facebook. Si stanno attrezzando. Sì, sto inserendo. Certo, certo, sì. Una case history che vi faccio vedere velocemente, quella di Sky, che ha lanciato questo hashtag Lo pensi, lo vedi, e chiedeva appunto alle persone di mandare un tweet con questo hashtag e, per creare appunto una sorta di conversazione, di, no, senza dover per forza necessariamente dialogare con le persone riguardo, no, a determinate trasmissioni, ma vedi, sembrava una giornata storta, invece anche tu hai incontrato la tua Angelina Jolie con Johnny Depp, eccetera, eccetera. E quindi si crea una sorta di conversazione tramite Twitter. Un gioco, si possono anche rilanciare dei contest, rilanciare dei giochi attraverso Twitter. Quindi chi lo twitta per primo, chi lo retwitta per primo, vince un premio, vince un biglietto a una mostra, in questo caso, oppure vince anche uno sconto, qualsiasi altra cosa. Cosa possiamo fare per aumentare un pochino la possibilità di avere un click, no? Sui nostri tweet? Cerchiamo di fare dei tweet che vadano da un minimo di 120 a un massimo di 130 caratteri. È una lunghezza media che permette anche alle persone, quando volessero citare i nostri tweet, di poter aggiungere anche un piccolo commento. Lasciamo sempre qualche carattere libero, perché a volte capita che magari io voglia rispondere citando il vostro tweet, ma aggiungendo magari una parola, un'affermazione. Quindi cerchiamo di lasciarlo sempre, di non fare tweet di 140 caratteri e basta. Mettiamo il link nel tweet a circa un quarto del tweet, quindi non all'inizio, non alla fine il link, ma mettendolo quasi al centro, di modo da scrivere magari un messaggio prima e un messaggio dopo il link, perché è più facile anche leggerlo, è più comodo leggerlo, tipo questo è il link di, aggiungete il link, e poi una mostra che si terrà da LAL. È più fruibile, più leggibile. Oppure possiamo non eccedere ovviamente con i link, quindi mettendone semplicemente uno solo. Ah, oddio, c'è una mosca lì, dicevo, dov'è la mosca? Non l'avevo messa nelle slide, era sopra lo schermo. Possiamo usare più verbi e meno nomi. Questo è un esempio di un altro hotel, vado veloce perché voglio parlarvi poi dopo. Un link di un hotel che lo usa anche questo abbastanza bene e ha messo, vedete in alto a sinistra, anche tutti gli altri link agli altri account, quindi utilizza l'immagine di copertina per pubblicizzare anche gli altri social. Questo non si vede perché purtroppo è troppo scuro, ma è molto bello. Sorrento Hotel, c'è una maniglia, un disegno sulla sinistra. Vediamo cosa non fare invece. Questo ristorante, hotel, non si capisce bene che cosa sia perché non c'è scritto nella descrizione, quindi io non ho idea di che cosa sia, ha collegato il suo account Foursquare con l'account Twitter. Quindi l'unica cosa che lui twitta sono le sue posizioni. Certo è che è singolare trovare che lo scacciapensieri di Monteroni di Lecce si trova alla facoltà di ingegneria. È un locale che si sposta, non ha un luogo ben definito. Sì, ah, va alla Rustichella, va, insomma, interessante. Uno quattro pareti che si sposta, è interessante, divertente. Ah, lo conoscete? Ah, stupendo! C'è il ristorante dell'università. Ah, il ristorante dell'università. Ah, beh, quindi volendo andare a sorsi e morsi, è perché è... Ah, beh, interessante. Pensa un po'. Simpatico, poi magari ora non lo fa più, questo è un account. Quello che vi dicevo prima è questo, un'immagine messa così singolare, senza né arte né parte, insomma è proprio brutto, non dà molta, oltretutto non si capisce se è un hotel, se è un ristorante, se è tutte e due, addirittura ha 26.000 follower,
no? Quindi voglio dire, non è neanche con 325 tweet, quindi mi sorge un qualche dubbio a me che questi follower non siano tanto, no? È molto probabile, è molto probabile. Considerando, cioè, vedendo come sta gestendo l'account, sì, è molto probabile, molto molto probabile. Questo è un altro, sempre sulla stessa falsa riga, dove pubblica, cioè, 2579 follower e dove retweeta soltanto sciocchezze, quindi non so, anche in questo caso non ha scelto di mettere un'immagine di copertina, ma di usare quella celestina di Twitter. Stessa cosa. Questa è una frase che mi piace molto, che è una frase di Vincenzo Cosenza di Blogmeter, che è un'azienda che fa analisi sui social network, che dice: gestire la propria presenza sui social media senza misurare i risultati è come condurre una nave senza strumenti di navigazione. Quindi andiamo a vedere quali sono le metriche che su Twitter, sempre secondo lui, e mi piace molto, l'ho ripreso proprio per quello, le cinque metriche che sono più importanti per utilizzare, per capire quali sono, qual è il modo migliore e il modo nel quale dobbiamo utilizzare Twitter. La prima metrica sono il numero di follower. È una metrica che sì, è importante, ma non è fondamentale, perché indica il numero dei nostri lettori. Però Twitter è uno strumento che va molto veloce, sempre molto veloce, quindi anche non è detto che siano tutti online in quel momento a vedere i nostri tweet. Quindi è una metrica che va tenuta in considerazione, ma non è fondamentale. Le mention, quindi tutte quelle persone, quegli account che menzionano il nostro account. In questo caso si misura cosa? Si misura l'engagement, si misura il coinvolgimento che noi riusciamo ad avere nei confronti degli altri utenti. In questo caso sarebbe utile, e loro ovviamente fanno questo tipo di analisi, capire queste mention se siano positive o negative. Perché ad esempio quando è successo la tragedia della Costa Concordia, l'account della Concordia ha avuto tantissime mention, ma erano negative, perché erano persone che ovviamente citavano l'azienda in maniera negativa. Quindi bisognerebbe anche capire quello, se uno ti manda a quel paese, sì, è una mention, però è negativa. Le impression, ovvero il numero di tweet che vengono, che provengono dal nostro account, e quindi che una potenziale esposizione che hanno i nostri tweet. Nello stesso modo si potrebbe anche capire qual è il volume di visualizzazioni che i nostri tweet hanno avuto con un'altra metrica, che è quella degli unique authors o del reach, quello che dicevamo prima. Il numero quindi delle persone che citano il nostro account e quindi dell'esposizione generale che i nostri tweet possono andare ad avere. L'ultima è l'engagement per tweet. È un indice che è composto dal rapporto fra l'engagement e il numero di tweet che noi andiamo a produrre. L'engagement di solito è quello che abbiamo detto prima, quindi le mention che sono dirette al nostro tweet, però anche cosa? Anche il numero di tweet che vengono messi tra i favoriti di quelli che noi abbiamo prodotto, e anche sarebbe diciamo logico intendere che anche i retweet fanno parte di questa metrica. Perché? Perché misurano quanto i nostri follower sono coinvolti e sono engaged con i tweet che noi condividiamo. Quindi chiudiamo l'argomento Twitter con i 10 comandamenti di Twitter. Leggi i tweet, quindi vai a fare quell'analisi che noi abbiamo detto all'inizio, per capire che cosa si sta dicendo del vostro brand, che cosa si sta dicendo della vostra destinazione. Quindi fate un'analisi prima di cominciare a twittare. Twitta e retwitta quando un argomento ti piace. Non essere parco, non essere avaro, perché questo creerà una sorta di circolo virtuoso, per cui magari la prima volta che voi retwittate un contenuto verrete ignorati. Però se comunque instaurato un rapporto con altri utenti, questi utenti poi saranno anche portati a seguirvi dopo un po', se fate vedere che siete comunque interessati anche a quello che scrivono.
Infatti dico, un semplice grazie può portarti lontano. Cercate dei follower interessanti, i numeri non sono importanti, i tweet sì, quindi evitate di scrivere soltanto bischerate, evitate di collegare il vostro account Foursquare e di pubblicare soltanto le vostre posizioni. Usate sempre gli hashtag, perché gli hashtag vi identificano, vi fanno incanalare i vostri tweet in determinati argomenti e quindi poi vi faranno trovare, e raggruppate i follower in liste, quello di cui parlavamo prima, perché in questo modo riuscite a recuperare anche gli argomenti in modo più semplice. Ecco, adesso io salterei all'ultimo argomento, che è quello dell'utilizzo delle immagini nei social network, e quindi che raggruppa un po' altri gli ultimi 2-3 social network di cui parliamo oggi. Se però mi volete fare delle domande su Twitter, le facciamo adesso. Ah sì, il microfono, giusto, laggiù, eccolo. Tanto che fai la domanda. Sui social network in genere. Sì. Per qualcuno, per una persona che vuole avere un low profile, diciamo, un basso profilo perché è in una fase di startup, vuole fare il freelance per un certo periodo. Stavo dicendo si vuole fare il figo. Prima di sbarcare, diciamo, come diventare una vera e propria azienda individuale, quello che sì. Sarà. Come vengono visti a livello fiscale, legale, le attività di connessione, di posizionamento nei social network dalle autorità? Cioè, a livello fiscale? Vengono monitorate certe attività di promozione, di posizionamento, come... Ah, cioè tu parli tipo di studi di settore dei social sì, network? Sì, per esempio. Oddio. Addirittura autorità come le poste, la polizia postale, cose del genere. Beh sì, generalmente cercano di monitorare sia il web in generale, quindi anche i social network, per evitare e per cercare di capire se sono in atto frodi o altro. Frodi, diciamo, per, ecco, prima di sbarcare proprio a pie pari, no? In un'attività con partita IVA, fatturazione alla grande, eccetera, eccetera. Ah, ma tu come, dici... Come eventualmente, vedendolo proprio a livello all'italiana, no? Cioè, se un'azienda non ha né partita IVA né altro, esatto, vuoi aprire un bed and breakfast e vuoi entrare su internet senza avere, cioè fare tutto al nero. Sì. Ah, ok. No, non riuscivo a capire, ma alla fine ci sono arrivata. Ma siamo in striscia. No, ho capito. No, la domanda, per carità, è legittima e la risposta mia non può essere che è illegale. E è illegale farlo offline e quindi è illegale farlo anche online. Insomma, tutto si può fare, come dicevo stamani, anche passare col rosso al semaforo. Però... insomma, non so quanto possa convenire, ecco. Va da sé che se Mario, diciamo, ha un affittacamere al nero e ha l'ardire di mettersi online, è a suo rischio e pericolo, insomma, voglio dire, è ovvio che l'esposizione è sicuramente maggiore. Con tutto che ti dico che succede, ce ne sono, soprattutto in ambito turistico, ci sono tante attività che non sono regolari ed è una delle attività che comunque vengono monitorate. Insomma, ecco, io certo non posso consigliare di andare sui social, no, non consiglierei neanche di aprire una pagina Facebook se si vuole fare, esatto, si vuole fare qualcosa di non legale, ma consiglierei di non farlo neanche a cose normali, insomma, ecco. Insomma. No, 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 ma... Però credo che è una cosa che in molti si pongono in una fase di startup, no? Se vogliono per esempio testare un'attività, allora semmai prima di sbarcare è una fase completamente fiscalizzata, fare dei tentativi semmai, no? Uno con codice fiscale può tranquillamente essere certo. Un libero professionista.
professionista, certo, quindi che ne so, ora non mi viene in mente, un consulente piuttosto che un fotografo, certo, entro i 5.000 euro uno può farlo con il proprio codice fiscale, dichiarandolo nella propria dichiarazione dei redditi, questo non è illegale. Superati i 5.000 euro... Ma quello uno... è fiscalizzato, perché sì, la ricevuta, sì, di prestazione occasionale, ecco, questo, è quindi magari soggetta... una persona che vuole affacciarsi in questa realtà, se vuole provare inizialmente ad avere una pagina e resta nei limiti legali, io, cioè, non so, ad essere, senza saper né leggere né scrivere, secondo me potrebbe farlo, insomma, sempre restando nei limiti legali. Ma se io sono un consulente, se io sono un consulente e tutta la mia attività è monitorata fiscalmente, anche se non raggiungo i 5.000 euro annui, è certo che me la posso aprire una pagina. Ma sai, il sito internet ce l'ho anch'io, non è... Sì, il sito internet ce lo possiamo avere tutti, basta, no? Crearselo. Credo che forse era più una domanda relativa a una struttura di servizio. Sì, diciamo una struttura individuale, una specie di collaboratore freelance nel campo della, non so, dell'immagine, dei media. Ah, assolutamente sì. Assolutamente sì, certo. Certo, certo. C'è, no, no, infatti, assolutamente, certo, puoi promuovere la tua attività. L'importante è che nel momento in cui superi la soglia di 5.000 euro, tutti i regolarizzi fiscalmente, lavorando. Certo. Certo, ma volendo puoi aprirti una pagina Facebook anche per te personalmente, perché sei un suonatore di cetra, so, nel senso, chiunque, posso, se io ho la passione delle moto, posso aprirmi una pagina per parlare di moto, o per parlare di me che faccio, che vado in giro in moto, insomma, quello non è, non ci sono limiti, sì, non serve una partita IVA per aprire una pagina di Facebook, ecco. Però sì, certo. Allora, io vado veloce sull'argomento immagini. Ce la facciamo? Ci per me è fatta a fare. Eccolo qua. Allora, finiamo quest'ultimo cosa, che è un argomento un pochino più divertente, ci si riprende un attimo. E parliamo un momento di come possono essere utilizzate le immagini nella nostra strategia di social media marketing. Quindi le immagini che raccontano il nostro mondo. È stata fatta una ricerca l'anno scorso da una agenzia che fa questo tipo di cose, che si chiama Lundquist, e che ha scandagliato le aziende più importanti italiane e ha visto che su 100 di queste aziende, quelle più grandi, soltanto pochissime stanno usando le piattaforme di file sharing, quindi le piattaforme come Pinterest, Flickr, eccetera, quindi di condivisione di immagini o slide share, eccetera. Quindi le aziende italiane, stiamo parlando di aziende che sono grandi, no? Sono queste aziende, soltanto poche, pochissime, lo utilizzano, e quelle poche che lo utilizzano in una maniera prettamente istituzionale, quindi con una, come mera archiviazione di immagini. Quindi senza sfruttare tutte quelle opportunità e quelle caratteristiche che queste piattaforme ci possono dare. Ad esempio su Flickr, che è uno di questi social network, soltanto 14 aziende su 100 di queste più grandi hanno un profilo su Flickr, e addirittura nel corso del 2012 di queste 14 soltanto 6 hanno aggiornato i loro contenuti. Nel tutto il 2012 non ci hanno messo mano. Quindi hanno aperto dei profili e li hanno lasciati morire lì, senza gestirli. Su Pinterest la stessa cosa, 18, quindi 4 in più, 18 su 100 hanno un profilo, però hanno una comunicazione prettamente istituzionale. Io
ho iniziato a usare Pinterest fin dall'inizio perché è una piattaforma che a me è sempre piaciuta e mi ha sempre dato, mi ha dato una grande soddisfazione, devo dire. E nello stesso modo, come si parlava prima, no, dei tweet dove finisci anche su piattaforme, su media che non pensavi, nello stesso modo anche con Pinterest è successo questo, dove il nostro utilizzo di Pinterest è stato citato come best practice sul Nova 24 del Sole 24 Ore. Quindi siamo finiti indirettamente anche ad avere una pubblicità da un medium che comunque è, ha una certa, no, influenza. Non esiste una formula magica per utilizzare le immagini nei social network, però possiamo capire e possiamo andare a ritroso un pochino nel tempo e capire che in realtà le immagini da sempre sono state utilizzate per raccontare una storia. Nella preistoria venivano utilizzate per raccontare la vita quotidiana, quindi noi non abbiamo inventato assolutamente niente. I murales, in questo caso, prima ancora della nascita della scrittura, le immagini venivano utilizzate per fare storytelling, per raccontare la vita quotidiana. Non soltanto, se noi andiamo avanti nel tempo, troviamo addirittura nell'ambito, ad esempio, dei futuristi, questo è un quadro di Luigi Russolo, anche qui si vede malissimo, dove lui rappresenta il profumo. Questo quadro si intitola Profumo. Quindi l'immagine viene utilizzata per raccontare qualcosa che sembra difficile da poter raccontare, no? Quindi un odore, un profumo. Un giardino fiorito, il giardino giapponese di Monet, un giardino fiorito, quindi i colori, ma anche gli odori, ma anche, non so, il vento che passa attraverso questi fiori e queste foglie. E tutto questo viene raccontato attraverso un'immagine. Vermeer. Qui addirittura si sente il sapore del pane, cioè il latte che cade. Quindi le immagini valgono anche più dei sapori. Attraverso un'immagine si può raccontare anche un gusto. Ma io perché vi sto dicendo tutte queste cose? Prima di tutto per farvi sapere che ho le scuole, so chi è Vermeer, ovviamente. No, vi sto dicendo queste cose perché per capire come utilizzare bene le immagini oggi bisogna studiare un pochino. Quando mi è stato chiesto di raccontare l'universo e quindi la mia azienda durante un evento l'anno scorso, mi è venuto in mente di raccontarla per immagini e ho utilizzato questo quadro di Hans Makart che si intitola I Cinque Sensi. Quindi attraverso questa immagine, partendo da questa immagine, io ho raccontato il nostro business plan. Attraverso delle sensazioni, no? Attraverso l'olfatto, l'udito, il gusto, attraverso delle immagini che ci permettono oggi, nell'era di internet, nell'era in cui noi dobbiamo essere veloci, chiari, intuitivi, ci permettono di comunicare il nostro messaggio con maggiore chiarezza. Perché un'immagine non ha bisogno di Google Translate, un'immagine viene compresa da chiunque parli qualunque tipo di lingua. Quindi è più semplice per noi poterla utilizzare, lo vedevamo stamani su Facebook. La stessa cosa è ancora di più su queste piattaforme dove che sono dedicate alla condivisione di immagini. Una frase di Bruno Munari che a me piace molto ci indica qual è la funzione che noi dobbiamo dare alle nostre immagini e qual è il significato che noi dobbiamo dare alle nostre immagini. L'immagine che noi utilizziamo nei nostri piani di marketing deve rientrare in un piano intenzionale. Quindi l'intenzione con la quale noi pubblichiamo un'immagine, quindi il significato che noi diamo a una certa immagine, deve essere compreso da chi lo riceve con lo stesso significato. Quindi dobbiamo essere molto chiari e l'immagine ci dà questa possibilità. Ad esempio, l'immagine quale funzione può avere? Può avere una funzione di cronaca, descrittiva. C'è un evento in hotel o nella nostra destinazione e io faccio il reporter, quindi descrivo quell'evento attraverso un'immagine. Quindi pubblico una foto che descrive quello che sta avvenendo in quel momento. Ma è una cosa che può avvenire anche fuori dalla nostra struttura, fuori dal nostro albergo. In questo caso è
un mercatino dell'antiquariato che c'era fuori dalla città. Siamo sempre nella funzione descrittiva che un'immagine può avere. Può avere una funzione emotiva. In questo caso pubblico una foto che rappresenta un musicista jazz, in questo caso Chet Baker, che seduto sulla davanzale della finestra numero 15 dell'Hotel Universo suona la tromba. Perché emotiva? Perché io cerco di creare un rapporto fra me e chi la sta guardando. E cosa gli sto dicendo? Gli sto dicendo un sacco di cose. Gli sto dicendo che a me piace il jazz, che mi piace un certo tipo di vita un po' slow, che mi permette di stare sul davanzale di una finestra a suonare uno strumento. Quindi l'immagine ha tantissimi significati, non soltanto quello, no, primo e iniziale che possiamo pensare. Vi ricordate stamani che vi dicevo di quella signora che ci ha scritto un messaggio e ha chiesto informazioni, australiana, che vi ho detto che mi ha fatto un regalo? Quando è venuta in albergo mi ha portato un paio di guanti e una sciarpa, perché nei vari messaggi io le avevo detto che a Lucca faceva molto freddo e mi stavo lamentando del freddo che c'era a Lucca e le stavo dicendo guarda che fa freddo. E lei ha apprezzato la comunicazione che io ho avuto sulla pagina di Facebook e quando è arrivata mi ha portato questo regalo dall'Australia. E quindi io cosa ho fatto? Ho espresso un ringraziamento nei confronti suoi di lei postando la foto e ringraziandola. Ma questo ha avuto anche un'altra funzione, perché nello stesso modo ho anche fatto sapere a tutte le altre persone che in quel momento erano online, che hanno visto questa foto e che continuano a vederla, che noi abbiamo un certo tipo di rapporto con i nostri clienti, che è un rapporto personale. Quindi pubblicare la foto ha avuto due funzioni, il ringraziamento a lei, ma anche la comunicazione a tutti gli altri, che noi siamo persone che ci tengono al rapporto con i nostri clienti. Ma una foto può essere postata semplicemente perché è bella o perché ci piace, perché c'è una bella giornata di sole in piazza, in una piazza della città, e quindi noi vogliamo semplicemente far vedere una foto che ci piace, perché è uno scatto bello che ci piace. Cerchiamo di non interrompere il momento ludico delle persone che stanno in quel momento visitando la nostra pagina e pubblicando una foto che ha la pura funzione di farci compagnia, farci vedere una bella foto. Oppure di raccontare un po' qual è il tipo di vita che in quel momento c'è a Lucca. No? La foto di prima l'avevo scattata io, mi dico da sola che era bella, e questa invece l'ho recuperata su Flickr. Quindi non è detto che dobbiamo essere necessariamente dei grandi fotografi, dei grandi Helmut Newton. Possiamo anche recuperare in rete, sulle piattaforme di file sharing come Flickr, delle immagini di fotografi bravi. L'importante è che stiate attenti a reperire queste immagini che sono identificate con la licenza di Creative Commons. Quindi sono fotografi anche professionisti che mettono a disposizione le proprie foto su Flickr, però con un'unica richiesta, quella di essere menzionati, cioè che gli si dia dato credito per quella foto. E infatti sotto c'è il nome del fotografo e dove ho reperito la foto. Ed è gratuito, no? Ma la foto può anche servire a far ridere. In questo caso, riprendendo scene di vita quotidiana in hotel. E magari chiedendo alle persone, cioè, chissà cosa questo cliente avrà voluto dire, lasciando un pezzo di cornetto nell'espositore dei Deplian. Forse che gli è piaciuto veramente tanto, e quindi, ma più probabilmente non gli è piaciuto. Però ne ha lasciato un pezzo piccolo, quindi forse tutto il resto se l'è mangiato, non lo so. Non gli piaceva quel pezzo lì. O forse non gli piacevano i Deplian. Ce l'ha voluto comunicare. Ci sono i cestini, ci sono. Quindi in questo caso anche serve anche un po' a far ridere, no? A creare un momento, no, divertente sulla pagina. Infatti questa è una foto che è piaciuta molto. Ma le immagini possono servire anche a accompagnare i nostri utenti, i nostri fan, nell'arco di tutta la giornata. Posso dargli il buongiorno con un'immagine,
o posso dargli la buonanotte, sempre con un'immagine. Quindi le cose che si possono fare sono veramente tante. Posso rispondere a una recensione con un'immagine. In questo caso avevamo ricevuto una recensione pessima su TripAdvisor. Perché? Perché avevamo montato le porterei in alcune delle case, c'è stata necessità di stuccare dove erano state montate. E quindi c'era rimasto un po' di bianco perché doveva asciugare nell'attesa di essere ridipinto. E ovviamente è arrivata puntuale la foto del cliente che diceva appunto che insomma che eravamo tanto brutti e cattivi perché non ci eravamo neanche preoccupati di ridipingere, insomma era il momento di transizione da una porta all'altra. Quindi ovviamente abbiamo risposto alla recensione su TripAdvisor come facciamo sempre, però abbiamo anche pensato di rispondere attraverso un'immagine che è molto più immediata. E quindi cosa ho fatto? Ho fatto una foto al problema risolto, non ho fatto altro che accostare le due immagini e dire: guardate, abbiamo risolto il problema prima e dopo. Quindi un'immagine ci può servire anche a rispondere a una recensione, ma un'immagine può servire anche ad invogliare le persone a venire da noi, eh? Può esortare le persone a venire da noi, far vedere, soprattutto a quest'ora che abbiamo un attimo di buco, può servire a, no, dire è andata via lei che aveva detto che ci doveva offrire da bere, eh? Uh-huh, vedi? A esortare le persone appunto a venire da noi, dicendo: da noi potrete trovare delle crostate fatte in casa, piuttosto che dirlo, farlo vedere, con un linguaggio universalmente comprensibile. Un'immagine può servire a portare le persone a compiere una certa azione, ad esempio corredata a un post su un blog che riguarda delle serate del gusto, dei giovedì del gusto. Quindi una foto può invogliare, no? Far venire fame, l'ora proprio è questa, eh? Pane e salame. In questo caso lo pubblichiamo sia sul blog che su Facebook. Quindi la stessa immagine viene riconosciuta perché è postata su più piattaforme e quindi diamo anche una sorta di filo rosso che collega tutte le nostre presenze online. Non è una cosa che abbiamo inventato noi, perché che un'immagine grande e bella serva a far vendere giornali l'hanno già capito da tanto e ce lo insegnano loro, no? Quindi la stessa immagine su più piattaforme serve a far vendere più giornali, più libri. Una bella immagine di copertina fa vendere meglio un libro. No? Le immagini servono anche a farci retweetare di più. Il tweet che ha ricevuto più retweet in assoluto è stato quello contenente un'immagine. I tweet contenenti immagini sono il 36% dei link su Twitter. Quindi anche in questo caso vengono utilizzate moltissimo. I tweet che contengono immagini hanno il 94% in più di possibilità di essere retweetati. Quindi volete essere retweetati? Utilizzate un'immagine. Abbiamo capito che le immagini sono importanti, quindi cosa facciamo adesso? Vi do qualche consiglio per poter utilizzare le immagini e poterle gestire nella vostra strategia di social media marketing. Il primo consiglio che vi posso dare è utilizzare delle immagini grandi. Evitate quelle immagini sgranate, brutte, di piccole dimensioni. Sembra una cosa sciocca, no? Da dire, però in realtà quante se ne vedono online? Oppure quante destinazioni vediamo che utilizzano sui siti e sui social delle foto vecchie, brutte, vecchie, di 30 anni fa? Dove io non andrei mai. Magari ora è tutto nuovo, ma non si prendono la briga di fare una bella foto. Voglio dire, adesso con gli smartphone riusciamo a fare delle foto anche da 10 mega, no? Quindi sfruttiamolo, usiamole. Gestiamo le nostre immagini dandogli dei nomi, perché l'immagine viene poi indicizzata. Google Immagini legge il titolo e la descrizione delle nostre immagini. Quindi cerchiamo di darglielo questo nome alle nostre immagini, no? Cerchiamo di evitare la pigrizia di postare le immagini con il titolo che gli dà la macchina fotografica, X79PIC3797Y, che comunque non verrà mai indicizzato.
e poi pubblichiamo la nostra immagine su più piattaforme. Quindi la stessa immagine può essere a corredo di un post su Facebook, di un blog, ma può essere pinnata, può essere caricata in un album su Flickr, perché quella stessa immagine verrà poi ritrovata su più di una piattaforma e ci renderà più riconoscibili, no? Cioè, ah, questa è la foto di quello, l'ho già vista anche su un altro, e quindi, no, farà in modo di farci essere più rintracciabili. Vi dicevo prima appunto di utilizzare le mention, quindi dare credito al fotografo che ha fatto una certa foto, e di non violare il copyright di alcune di queste immagini, perché le immagini che voi trovate sui motori di ricerca, sul web in generale, solitamente sono protette da copyright. Quindi voi non potete andare su Google Immagini, scaricarvi un'immagine e dire ah bellina, questa la uso, no. Dovete fare attenzione alle immagini che state scaricando, e dal momento che ci sono, no, delle piattaforme che vi permettono di reperire immagini gratuitamente dando solo credito al fotografo, fatelo. Anche in questo caso, ora non si vede, ma lì in basso, perché la slide è più grande dello schermo, c'è il nome del fotografo che ha fatto questa immagine e che io ho preso appunto su Flick, che è il suo cane, insomma. Tutto questo ci fa entrare in una nuova dinamica, in una era che è stata definita l'era della cultura visiva. Perché? Perché ormai anche le piattaforme di social networking non prettamente dedicate alla condivisione di immagini stanno andando in quella direzione. Stanno andando nella direzione dove stanno andando Pinterest, Flickr e Instagram già da tempo. Quindi piattaforme dedicate espressamente alla condivisione di immagini. Pinterest è il social network che ha raggiunto i 10 milioni di utenti più velocemente di tutte le altre piattaforme, di tutti gli altri social network. Ha avuto una crescita esponenziale di più del 4.000%. La crescita più alta di tutti i social network. Qualcuno di voi usa Pinterest? Bene, molto di più di quello che sento di solito. Che cos'è Pinterest? Pinterest è una social network basato sulla condivisione di immagini, ma immagini che rientrano in una definizione di immagini interattive. Perché se ne si creano, l'immagine non rimanda, ora poi comincio a perdere i colpi anch'io la sera, l'immagine non è un'immagine statica, ma rimanda a un link, quindi a una sorgente dalla quale quell'immagine è stata presa. Che cos'è Pinterest? È nata come classificazione di immagini all'interno di cartelle, perché il suo creatore aveva nel suo computer più cartelle contenenti ognuna più immagini che lui utilizzava e stava utilizzando per i suoi fini, per il suo lavoro. E ha pensato di trasportare queste cartelle online. Queste cartelle sono diventate board su Pinterest. Ognuna di queste board contiene immagini che vengono chiamate pin. Perché? Perché l'azione che si fa su questo social network è quella di prendere un'immagine in rete, pinnarla, quindi appuntarla nella mia cartella. Quindi io, come se manualmente prendessi un post-it e lo appuntassi su una lavagna. La stessa cosa però la faccio online. Tramite il bottone pin it, prendo un'immagine da un sito e la appunto in una delle mie board. E me la raccolgo in una delle mie board. Quindi ho una sorta di grande raccoglitore di immagini che si chiamano appunto pin. Ma è un social network, quindi io posso seguire gli altri utenti e posso essere seguita dagli altri utenti. È interattivo, quindi io posso mettere il like ai pin degli altri utenti, posso ripinnare le immagini degli altri utenti e posso commentare le immagini degli altri utenti. E anche la forza di Pinterest sta nel fatto che non si è isolato dagli altri social network, anzi, ogni volta che io pinno un'immagine, la stessa immagine la posso condividere anche su Twitter e su Facebook. Quindi posso amplificare il mio messaggio utilizzando altri due social network che sono quelli maggiori. Posso pinnare immagini di qualsiasi tipo,
destinazioni, oggetti, abbigliamento o anche immagini divertenti. Quindi le azioni che si possono fare su questo social quali sono? Queste, il pin, quindi l'immagine che può rimandare a un sito dalla quale io l'ho pinnata. Quindi perché è importante anche il consiglio che vi ho dato prima di utilizzare sempre delle immagini belle, grandi e non sgranate? Perché poi vengono ripinnate, hanno più possibilità di essere ripinnate, perché sono belle. Le board sono le cartelle, abbiamo detto, dove noi raccogliamo questi pin, e il ripin è l'apprezzamento che gli altri utenti danno nei confronti del nostro contenuto. Pinterest, abbiamo detto, ha avuto una crescita esponenziale, come vi dicevo prima, rispetto anche a tutti gli altri social network, ma non solo, perché gli utenti che sono su Pinterest tendono anche a rimanere di più su questa piattaforma. Quindi tendono a permanere, a passare più tempo su questa piattaforma. Quindi se noi lo utilizziamo in maniera intelligente, abbiamo più possibilità di essere visibili. L'utente medio di Pinterest ha anche più propensione all'acquisto. Poi lo vedremo, ci sono dei veri e propri siti di e-commerce, ma non solo. Su Pinterest c'è la possibilità anche di mettere il prezzo di un determinato oggetto e di mettere il collegamento direttamente all'e-commerce di quella azienda. Quindi io posso direttamente comprare, vedendo anche il prezzo di quell'oggetto. Beh, ad esempio c'è Etsy. Ma lo posso fare anch'io, ci sono delle piattaforme dove tu crei un vero e proprio shop, ad esempio Shop Interest, quindi dove se tu non hai una piattaforma di booking o di e-commerce, dove inserisci il tuo prodotto, che poi apparirà su Pinterest corredato di prezzo e di descrizione. Sì, certo. Esatto, esatto. Shop Interest. Sì. Sì. Ci sono le brand page, ci sono i profili e le brand page, ora lo vediamo, poi vi faccio vedere qualche esempio. Sì, sì, ci sono le pagine dedicate alle aziende. Sì. Chi è che usa Pinterest? Quali sono gli utenti che sono più attivi su questa piattaforma? Sicuramente giovani, fra i 25 e i 34 anni, il 30%, però vedete che tra i 35 e i 44 un 25%, quindi diciamo che è una fascia di età, insomma, abbastanza media, no? non giovani, non troppo giovani, neanche troppo grandi. L'80% degli utenti di Pinterest è donna, quindi questo è anche uno degli aspetti che dobbiamo considerare quando andiamo ad avvicinarsi a questa piattaforma. È vero anche però che nel momento in cui è nato Pinterest, è nato anche un altro social fatto da voi maschietti, che si chiama Menteresting, dove diciamo in risposta a Pinterest, dove ci sono tante donne, si è andata a creare, praticamente è lo specchio di Pinterest, solo che invece che pinnare un contenuto si martella con un chiodo il contenuto sul muro. Quindi di là c'è il pin, di qua c'è il martello, di qua c'è una board, di là c'è il muro, perché ovviamente, insomma, no? In realtà poi se andiamo a vedere bene, i contenuti che vengono condivisi sono un po' spesso anche gli stessi, no? In questo caso c'è un sistema di archiviazione per guadagnare spazio in casa, come vedete l'immagine è assolutamente la stessa. Quindi insomma, diciamo che è vero che ci sono le donne, ma non è che sono tutte donne zitelle e mai sposate. Dietro a queste donne ci sono anche, no? Degli uomini, quindi anche quando si va a ricercare un viaggio, si va a acquistare un prodotto, no? Dietro c'è sempre e spesso anche una coppia. Andiamo a vedere come è fatto il profilo di Pinterest. Ecco le board, queste sono le board, questo è un profilo personale, di poco differisce dal profilo brand, poi ve lo farò vedere, e come negli altri social network troviamo
la descrizione, troviamo l'indicazione della, del luogo dove ci troviamo e un, il link al nostro sito e ai nostri profili sociali. Come vedete, le board sono lo specchio di quello che vi interessa. Nel mio caso sono argomenti che io pinno più frequentemente. Ora, questo è soltanto uno screenshot, le board sono tantissime, io ne ho, penso, ora sono arrivata a un centinaio, mi pare. Però si parla di jazz, di fotografia, si parla di moto, si parla di social media. Quindi questi sono gli argomenti di cui io pinno più frequentemente. Andiamo a vedere quindi cosa pinnano questi utenti più frequentemente su Pinterest. Uno degli argomenti più frequenti è ovviamente il viaggio. Gli utenti amano parlare di dove amerebbero andare in vacanza, di dove sono andati in vacanza, amano scambiarsi consigli, suggerimenti. E questo, tutto questo avviene attraverso le immagini, quindi attraverso la condivisione delle immagini di quelle destinazioni. Dove si va in vacanza? Dove ci piacerebbe andare in vacanza? E si parla già della nostra destinazione, perché già ci sono tante persone che stanno parlando, ad esempio, di Lecce. Ci sono già tantissime persone che stanno condividendo contenuti di Lecce. In questo caso troviamo, ad esempio, un account istituzionale, o non proprio, insomma, è una televisione, Salento Web TV, che condivide. Ma troviamo anche tante persone individuali, personali, che semplicemente amano, hanno condiviso foto di questa città, come ad esempio questa Vicky. Qui è tutto pubblico, quindi posso farvi vedere tranquillamente anche i nomi. Non c'è bisogno di copyright, perché io non sto pubblicando un'immagine presa e ripubblicata, io la sto pinnando. Quindi io ti sto dicendo, invece di pubblicarti un link che ti rimanda a quel sito, ti pubblico un'immagine al cui interno c'è scritto, la pinno attraverso uno strumento che ora vediamo, che è il pin button, che è una piccola estensione che si può installare su qualsiasi browser web. Tu ci clicchi sopra, dopo lo faccio vedere, e recuperi questa immagine, ma non è che la recuperi prendendola, semplicemente crei un link a quella immagine dalla tua board. Cliccando sulla board, ora ve la apro, ve la faccio vedere, cliccando sull'immagine ti viene l'immagine ingrandita, ti fa vedere la board dove è contenuta e ti fa vedere il website. Quindi ti rimanda al sito dove è stata, da dove è pinnata quell'immagine. Non è presente lì, quell'immagine non è presente lì, è soltanto un collegamento. L'immagine è sul sito da dove noi l'abbiamo pinnata. Quindi non ci sono problemi di copyright. Altra cosa sarebbe se io salvassi l'immagine sul mio computer e la pubblicassi su Pinterest, cioè la caricassi su Pinterest, non pinnandola ma caricandola come contenuto senza indicare il link dal quale è stata poi presa. Ecco, quello è un altro discorso, quello è lo stesso discorso di un'altra immagine. Dimmi. Il microfono però devi prendere, aspetta. A proposito di condivisione di foto, è consigliabile lasciare una foto pulita oppure mettere il copyright in basso, il nome proprio sulla foto? Vedo che ci sono tantissime con copyright in basso a destra col nome e cognome, cioè a livello social è consigliabile magari lasciare la foto pulita perché magari può essere utilizzata maggiormente rispetto a una col copyright. Allora, se no, in generale. Proprio, sì, esattamente. Su Flickr sì, soprattutto sì. Ce ne sono tantissimi. Ma senti, se tu stai pubblicando una foto su Facebook o su un'altra piattaforma presa da, sempre con licenze che ti permettono di farlo. No, proprio una foto scattata da me. Ah, ma tu stai dicendo se è consigliabile mettere il tuo sì, credito, esatto. A tuo personale. Sì, esatto, se è una foto mia ovviamente. Dipende da te, se
vuoi mettere perché è una foto particolarmente artistica che ti appartiene, lo metti, semplicemente. Di solito chi carica le foto su Flickr e le mette sotto licenza Creative Commons non mette il nome sulla... Sta a te, cioè sta al tuo buon senso. Io la foto la metto, tu la puoi usare. Ti chiedo solo di darmi credito, se la usi, non la puoi modificare, quindi non ci puoi mettere sopra il nome, no? Però se la usi e la vuoi utilizzare, mettici il credito. Se tu la vuoi mettere con il tuo nome sopra perché ti piace di più, perché ritieni che sia meglio farlo, mettilo. Certo, sì, effettivamente una foto col nome, insomma, allora dipende. A volte se ne vede, l'ho vista anche tante, addirittura con il nome proprio ben in vista, bello evidente, insomma, trovo che sia poco artistico, però insomma dipende. Fa reputazione per la pagina dalla quale parte il riferimento, cioè la pagina nella quale la foto è pubblicata, questa qui è pubblicità, sì, diciamo, fa SEO o fa solo pubblicità? Ah, in quel senso lì no. Ah, quindi funziona come a Facebook in buona sostanza. Vediamo un pochino quali sono gli argomenti di quali si parla di più, perché non c'è solo turismo ovviamente, ma su Pinterest si parla anche di tecnologia, quindi ci sono tantissimi profili che parlano, tantissime board che parlano di tecnologia, di strumenti tecnologici, di telefoni, di app per iPhone. Quindi sono argomenti che sono molto, molto condivisi. Sì. Si parla tanto anche di arredamento su Pinterest, ci sono tantissime board, veramente vi potete sbizzarrire, che ce ne sono veramente tante. Se volete riarredare casa trovate una marea di informazioni di donne ma anche di uomini che condividono questo tipo di argomento. Perché vi dico questo? Perché comunque poi questi sono argomenti che vi servono per capire di quali argomenti trattare quando poi andate a creare le vostre board. Sia nel senso di dire questi sono argomenti molto pinnati, quindi forse voglio fare qualcosa anch'io di questo tipo, sia il contrario. Nel senso si parla tanto, tanto, tanto di questi argomenti, magari io voglio introdurre un argomento nuovo. In entrambi i casi sono... No? Argomentazioni valide, ma si parla anche di libri e di ebook, quindi non soltanto di arredamento, di altre cose, ma anche si danno consigli sui libri da leggere. C'è addirittura una casa editrice, mi pare che sia Einaudi, che ha creato delle board condivise, quindi ha invitato altri utenti a pinnare nelle proprie board commentando quali sono i libri che hanno apprezzato di più della loro casa editrice. Quindi anche in questo modo si crea quel coinvolgimento e l'engagement. Ma si parla di ricette, di cibo, di gastronomia. Questo è un argomento, l'argomento forse principe di Pinterest. Potete trovare veramente anche la ricetta delle suole di scarpe fritte, è una cosa incredibile. Ci sono, si scrive anche la ricetta. Si scrive anche la ricetta, sì, sì. Quelli più pinnati e più, insomma, più... che hanno più interessanti, sì, sono quelli che comunque o rimandano a un contenuto dove è presente anche la ricetta o comunque magari è contenuta nella descrizione. Sì, sì, sì. Non solo immagini ma anche video. Pinterest serve per condividere video. Quindi se voi avete un profilo su YouTube ma anche su Vimeo, potete condividere i vostri video anche su Pinterest e quindi creare una vostra board, dopo vediamo anche come, io questa cosa l'ho sfruttata molto, creando una board con i video della vostra destinazione. Basta? No. Perché la fantasia degli utenti è andata anche oltre. Addirittura c'è chi ha creato il proprio curriculum vitae su Pinterest, in modo molto visuale. Quindi come? Invece che scrivere pagine e pagine, ha utilizzato le immagini, ha lavorato per H&M, ha lavorato Twitter, è andata all'università. È immediatamente comprensibile questo curriculum.
quindi vi do qualche ragione per assumermi in una maniera molto simpatica. Ma anche associazioni non profit l'hanno utilizzata per adottare un cucciolo, un canino, un gatto, quindi associazioni che hanno sfruttato l'immagine, la foto, per fare in modo che i cuccioli di quell'associazione venissero adottati, per far conoscere la propria realtà. Ora, noi facciamo turismo, quindi andiamo a vedere un pochino che cosa si può fare con Pinterest, che cosa, qual è che, la possibilità che ci danno le immagini per poter promuovere la nostra azienda. E nel contempo vi faccio vedere come appare un profilo business, quindi una pagina brand. Eccola qua, è assolutamente identica al profilo personale. Questa qui è la pagina dell'Hotel Universo. In questo caso io ho sfruttato la disposizione delle immagini per dare anche un messaggio. Non appena le persone, esatto, entrano nel profilo. E mi è venuta l'idea di dare il benvenuto in questo modo. Attraverso le board io cerco di raccontare Lucca. Cerco di raccontare la destinazione dove si trova il mio albergo. Ho anche delle board che raccontano come sono le camere, com'è l'albergo, eccetera. Però ho pensato, quando ho cominciato a usarlo, che fosse più interessante raccontare la mia città e invogliare le persone a venire a visitarla e quindi anche poi a venire a dormire nel mio albergo. E quindi cosa racconto? Racconto where the locals go. Io ho deciso di farlo in inglese per semplicità, ovviamente, di comunicazione. Quindi racconto dove vanno a prendere l'aperitivo o dove vanno a mangiare i locali, noi, quelli che abitiamo a Lucca, no? Racconto quali bar e quali club ci sono per passare la serata. Lucca non è che sia famosissima per la nightlife, ma insomma qualcosa c'è. Racconto gli itinerari che possono essere fatti a Lucca, i musei che ci sono a Lucca. Quindi attraverso le immagini cerco di creare una sorta di guida turistica della città. Se io apro la mia board trovo questo, itinerari in giro per Lucca, e ti faccio vedere la foto e ti do una breve descrizione di cosa rappresenta questa foto e ti do un suggerimento per quando verrai in città su cosa andare a visitare. Invece che andare in giro con la brochure, tu puoi andare in giro con il tuo smartphone sul mio profilo Pinterest e andarti a vedere che cosa visitare. E ti trovi anche la descrizione di quello che puoi andare a visitare. Quindi non hai bisogno di portarti dietro 6.000 libricini, cosini, no? Ti porti dietro il tuo telefono e la guida te la do io. Oppure ti posso dare informazioni sui concerti che ci sono a Lucca. E quindi creare una board che mi parla di tutti gli eventi che ci sono in città. E quindi invogliarti a venire parlandoti degli eventi che ci sono in città. Quella donnina giù in fondo di Scinta non è un locale porno, è il concerto di Diana Krall. È un po' fraintendibile così nel buio. È la copertina del suo ultimo disco. Ma prima vi parlavo dei video, di come possono essere utilizzati i video. Io ho deciso di creare una board chiamata Ion Lucca, dove ho raccolto sia i video che abbiamo creato noi e che abbiamo caricato sul nostro profilo YouTube, ma anche e soprattutto i video che hanno creato gli altri utenti. Perché siamo su un social. Stamattina parlavamo di raccomandazioni peer-to-peer. Queste sono. Quindi io non do soltanto una raccomandazione, vi faccio vedere solo un video che ho creato io, ma vi faccio vedere i video che hanno creato gli altri. Quello là in alto a destra è molto carino, l'ho recuperato su Vimeo, e sono un gruppo di ragazzi spagnoli che hanno fatto un giro sulle mura di Lucca, hanno ripreso il loro giro in bicicletta sulle mura e l'hanno postato, e è pubblico. E quindi io l'ho messo lì, invece che raccontare che è bello fare un giro in bicicletta a Lucca, ve lo faccio vedere. Hanno fatto anche un picnic loro sulle mura. Ed è simpaticissimo, no? Oppure anche un'altra cosa divertente, il secondo video è un video che ho ritrovato su YouTube, o sempre su Vimeo, ora non mi ricordo, dove un buon tempone si è divertito a fare un video tipo Blair Witch Project, dove al Ponte del Diavolo, che è lì in provincia di Lucca, che è un ponte, si chiama Ponte del Diavolo, quindi appunto rinomato per leggende di diavoli, fantasmi e via discorrendo,
ha fatto finta appunto di che ci fosse un fantasma, quindi ovviamente c'è questo video divertente che fa vedere questo fantasma, però nel frattempo si fa vedere anche il Ponte del Diavolo e racconta un po' di storia del Ponte del Diavolo in maniera divertente. Quindi dici, ma nonna, come faccio a raccontare una destinazione? C'è già qualcuno che lo sta facendo, quindi noi non dobbiamo fare altro che andare a cercare questi contenuti e sfruttarli e andare a postare noi. Possiamo anche crearli. Questo qua giù con le lucine è la luminara a Lucca per il settembre lucchese. Semplicemente ho fatto un video di qualche minuto, ma neanche di qualche minuto, anche meno forse, dove faccio vedere appunto che a settembre c'è questa processione alla luminara. Ho raccontato questa cosa, ma racconto anche l'hotel, l'interno dell'hotel lo posso raccontare attraverso le immagini, dicendo che forniamo un servizio, quindi attraverso le immagini vi faccio sapere che facciamo le colazioni per celiaci e posso sempre raccontare la mia destinazione anche attraverso le immagini che altri utenti hanno pubblicato, non soltanto i video, raccogliendoli in una board che ho chiamato le vostre foto di noi, che rappresentano noi, e ce ne sono tante. Se voi andate a fare una ricerca su Pinterest troverete tantissime immagini che sono già state postate sulla vostra destinazione, sulla vostra struttura, soprattutto se è una struttura turistica, ma altro. In questo caso non ho fatto altro che raccoglierle e quindi pubblicizzare la mia struttura attraverso immagini che già altri avevano utilizzato. E poi, sempre per il fatto che noi stiamo raccontando un hotel, come un hotel si può raccontare anche attraverso le persone che lavorano in quell'hotel. E quindi abbiamo creato una board dove abbiamo raccolto le nostre immagini, quindi le nostre foto, presentandoci in una sorta di bio dello staff, facendo vedere che facce abbiamo. Quindi quando poi una persona approda sul nostro profilo, sul nostro, nel nostro albergo, sa già che determinate facce corrispondono a determinate posizioni in quell'albergo. Quindi quando arriva in albergo non si ritrova in un posto sconosciuto, ma ci riconosce, no? Sa già che siamo noi e sa già che cosa facciamo. Ovviamente sono stati tutti obbligati a sorridere largamente durante le foto, no? Ridi, dobbiamo far vedere che siamo simpatici. Quindi questa è una cosa simpatica che si può fare e che le immagini ci permettono di fare per presentare la nostra azienda. Ultimamente c'è una novità che ancora non è attiva in Italia, ma che se lo sarà a breve, tra poco anche da noi, che è la Pinterest per il business. Si diceva prima come si può fare, no? Per, mi chiedevi del prezzo su un pin, eccetera. E questa è la nostra novità, la nuova novità, che verranno indicati pin che sono promossi, quindi acquistabili, come i promoted tweet o i promoted post di Facebook. La stessa cosa sta arrivando anche su Pinterest. Ancora non è attivo, infatti questa è l'immagine che loro utilizzano per promuovere questo nuovo servizio a pagamento. Questa è l'unica cosa che poi sarà a pagamento. Come si costruisce una pagina su Pinterest? Si costruisce in questo modo, creando una board, aggiungendo un pin che si può fare, si diceva, direttamente dal web, aggiungendo questo pin it button sul nostro browser web, oppure caricando l'immagine direttamente dal nostro computer. In questo caso l'immagine deve essere di nostra proprietà, ovviamente. Il pin it button ce lo fornisce Pinterest. Quindi all'interno del profilo troviamo il widget che può essere aggiunto, vedi, aggiungi questo link alla tua barra dei bookmark, quindi lassù in cima a destra lo vedete, pin it. Cliccando su quel bottone parte il pin e noi possiamo pinnare. Il pin e il repin sono droghe, come il retweet un po'. Quindi dopo un pochino, dopo 3 ore, 4 ore e mezzo che siete su Pinterest, vi renderete conto che forse ne avete abbastanza. Come facciamo a aumentare un pochino i follower della nostra pagina? Innanzitutto interagendo con gli altri social, come abbiamo visto. Quindi pinnando le nostre immagini e pubblicandole anche su Facebook e su Twitter. Possiamo invitare gli amici di Facebook
ad entrare su Pinterest, e se ci sono già possiamo trovarli collegando il nostro account Facebook, e quindi sapere quali amici che sono su Facebook sono anche su Pinterest. Seguite, come abbiamo fatto prima, le persone che vi interessano. Anche le pagine. Sì. Cioè, no, scusami, pagina, intendo pagina di Pinterest. Ah, no. I profili. Sì, perché si parla di amici che tu inviti. Fai una ricerca, come abbiamo fatto stamani su Facebook, come abbiamo fatto su Twitter. Facciamo una ricerca delle persone che riteniamo interessanti e cominciamo a seguirle. E loro poi seguiranno voi, quando avete creato e per creare una sorta di community. Il follow button lo potete inserire sul vostro sito, come abbiamo visto per Facebook e per Twitter. Quindi in questo caso anche qui ce lo scarichiamo direttamente da Pinterest, ce lo danno loro in vari formati, e lo aggiungiamo al nostro sito, in modo che, questo è uno screenshot del vecchio sito, di modo che ce lo abbiamo insieme a tutti gli altri. E sia chiaro anche dal nostro sito che abbiamo un profilo Pinterest. Questo lo salterei. Vedete, quindi, qualche suggerimento su quello che abbiamo detto, diciamo questo è un breve riassunto, quindi state attenti al copyright, lo dicevamo, quindi attenzione alle immagini che andate a pinnare, commentate e ripinnate i contenuti degli altri utenti, come avete fatto con Twitter, fate sentire che ci siete, ma non dicendo ehi ci sono, ma andando ad interagire con gli altri profili, con gli altri utenti. Evitate l'autopromozione, la stessa cosa che vale anche per gli altri social, no? Cercate di creare dell'interazione anche con gli altri utenti, anche invitandoli alle vostre board. Ad esempio, io ho creato delle board condivise dove ho invitato altri utenti a pinnare, e dove nel momento in cui io invito, scusate, questi utenti a pinnare nelle mie board, la stessa board appare sul mio profilo, ma anche sul loro profilo, come se fosse una loro board. Quindi, gli album condivisi. Quindi posso creare una sorta di community anche invitando le persone. Ad esempio, quando noi abbiamo fatto il profilo delle invasioni digitali su Pinterest, abbiamo utilizzato proprio questo sistema. Quindi ho creato le board, una board per ogni invasione, e ho invitato, ad esempio su quella di Ruffano, oppure su altre, e ho invitato gli invasori, quindi le persone che hanno organizzato quell'invasione, a pinnare le immagini dell'invasione in quella board, creando un rapporto fra il mio profilo e quello loro, fra il nostro profilo e il loro profilo. Le board apparivano anche nel loro profilo. Quindi è una sorta di promozione indiretta, facendo partecipare le persone a noi, senza rimanere chiusi, no? Nella nostra piccola campana di vetro. Quindi una piattaforma di condivisione immagini, ma condivisione anche esperienze, condivisione emozioni. E è partito Pinterest a fare questo tipo di, a utilizzare questo tipo di approccio nei confronti delle immagini, e poi ci sono andati dietro tutti gli altri. Guardate Flickr come è diventato con l'ultimo aggiornamento, piattaforma di condivisione di immagini, anche qui ha utilizzato lo stesso sistema, grandi immagini organizzate quasi anche qui in board. Questo è un profilo di Flickr, quindi utilizzato nello stesso modo. Molto simile. Flickr è una piattaforma di condivisione immagini dove si possono caricare immagini anche di altissima risoluzione, e dove si caricano immagini di nostra proprietà. Quindi, a differenza di Pinterest, dove io ripinno immagini provenienti da altri, o di Facebook, dove io do il credito al fotografo, no? Qui io carico immagini mie, quindi se sono un fotografo, o se sono una persona amante della fotografia, o se semplicemente
ho voglia di crearmi degli album online, posso utilizzare questo strumento e ho a disposizione un tera di foto al mese. Quindi sono veramente tante. Sono veramente tante. E anche in questo caso totalmente gratuite. Cosa posso fare attraverso le immagini? Posso condividere con altri utenti i miei album. Quindi organizzo le mie foto in album. In questo caso, ad esempio, è un album dedicato a New York, dove ci sono tutte foto dedicate alla città di New York. Le organizzo e le condivido con gli altri utenti, sia per promuovere me che per promuovere una destinazione. Quindi, queste sono le mie, sì. Queste sono le mie. Dove vado a vedere le foto degli altri utenti? Nella mia home page, nello stream. Guardate come sono grandi. Nel momento in cui voglio andare a promuovere un evento, come in questo caso, Lucca Autori è un evento che si svolge a Lucca, ora ottobre, pubblico la foto su Flickr e viene immediatamente visibile alle persone che mi stanno seguendo, ma anche agli altri, perché nello stesso modo in cui io posso taggare tweet, posso taggare immagini. Quindi do un nome e do una descrizione alla mia immagine e mi si inserisce in quell'argomento. Quindi quando una persona va a ricercare una certa destinazione, un certo argomento, ritroverà poi le mie immagini. Posso anche condividere le mie immagini in gruppi, che sono questi. Quindi posso andare ad inserirmi, se voglio promuovere una destinazione, posso andare ad inserirmi nei gruppi di Flickr. Quindi pubblicare le mie aderire ovviamente, fare parte di questi gruppi e condividere le mie immagini. E quindi promuovere una destinazione attraverso le immagini e attraverso la condivisione con altri fotografi, con altre persone che o semplicemente amano la fotografia. Posso promuovere la mia attività di fotografo in questo modo, perché vado magari a condividerlo su gruppi dedicati alla fotografia, come ad esempio Photography Gallery. Quindi se sono un fotografo posso crearmi un album, suddividere le mie immagini in set e partecipare a questi gruppi per farmi conoscere. Guardate come sono belle le immagini che vengono condivise. Queste sono immagini della Toscana. Sono grandi, sono belle, sono immagini in alta risoluzione. È una sorta di guida, no? Delle destinazioni. Più un'immagine è bella, più sarò invogliata ad andare a visitare quella certa destinazione. Posso cercare anche persone che sono, vedete in alto a destra, lui mi rimanda anche quando scrivo Toscana agli utenti che stanno in quel momento condividendo immagini di quella destinazione. Quindi inserendomi anche in questo caso posso diventare un influencer, come si dice, un influencer, no? Far capire che io sono un esperto di quella determinata destinazione. Ma c'è anche la Puglia. Ci sono immagini della Puglia su Flickr, ci sono già utenti che stanno parlando di questo, ci sono già gruppi che stanno parlando di questa destinazione. Quindi se io voglio intraprendere la mia attività qui, posso andare a ricercarmi le persone che già stanno parlando di questo, come abbiamo fatto anche su altri social network, in questo caso dedicati alla fotografia, e ce ne sono tanti. Beh, Puglia Events, oppure anche altri, insomma, che stanno già condividendo con i loro profili immagini e informazioni su questa destinazione. E la condivisione di immagini è stata capita e compresa anche da piattaforme che non sono nate per quello, come ad esempio Amazon. Questo è uno screenshot di Amazon, che sembra Pinterest, no? Quindi stanno andando tutti in quella direzione, l'utilizzo delle immagini come veicolo di promozione. Sono sempre più grandi, sempre più belle, questo è Google Plus. In questo caso sembra un pin, cioè l'immagine a sinistra grande, con a destra la casella. Ah? Questo è Google Plus. Questo è Google Plus. Immagini sempre più grandi, sempre più visibili, sempre più belle. Anche in questo caso l'ha capito Google Plus.
sembra Flickr e sembra anche Pinterest. Stanno andando tutti in quella direzione. Grandi immagini organizzate in album, la possibilità di organizzarle in set, perché sono, sono messaggi che sono ormai universalmente riconosciuti. Anche questo, queste sembrano piccole board, no? La condivisione delle immagini è stata anche resa molto, molto famosa, molto anche alla portata di tutti. Ci sono tanti fotografi che non amano molto queste applicazioni mobile che sono nate negli ultimi anni, perché dicono che sono bravi tutti a fare il fotografo, no? Quando aggiungi un filtro, lo dirà lui che è un fotografo. E Instagram ha avuto un successo incredibile, è un'applicazione per smartphone, è nata per l'iPhone, ma poi si è anche approdata sugli altri tipi di smartphone, come le Android, eccetera. Che cos'è? Instagram nasce 2 anni fa e viene acquistata poi nel 2012 da Facebook. Ha ad oggi 15 milioni di iscritti e circa 150 milioni di foto caricate. Perché funziona Instagram? Perché è facile da usare, è molto semplice. Io ho il mio telefono, scatto una foto, ho il mio, ce l'ho sempre dietro, scatto una foto, applico un filtro e la pubblico. Ma è anche un vero e proprio social network, perché io ho il mio profilo, ho le persone che mi seguono e ho le persone che seguo io. Ho i miei follower e i miei following. Ho la mia, vedi, il mio profilo con la mia descrizione, il link al mio sito e le foto. Le persone possono, possono comunicare con me attraverso lo strumento della mention, cioè della chiocciola nome utente, come negli altri social network. E nella sezione, no, delle mie mention, come abbiamo visto anche prima su Twitter, posso vedere quali persone hanno apprezzato le mie foto o posso ricevere anche commenti alle mie foto. E quindi l'interazione è veramente immediata, è veramente facile. Cosa si pubblica? Si pubblica quello che si pubblica tutti i giorni. Cammino per la strada, vedo una bella foto e indirettamente promuovo la mia destinazione attraverso queste foto fatte con lo smartphone. In questo caso è una persona che io seguo dalla Francia, un'altra persona ancora che fa queste foto. Io ieri sono andata e ne ho fatta una della famosa Santa Maria Madonna, quella non mi entra. Ma ci sono anche i video da poco su Instagram, no? Quindi si possono anche creare dei piccoli video di qualche secondo, di 16 secondi, e pubblicarli. Questa è una pioggia, c'è stata l'altro giorno che un utente ha pubblicato su Instagram. Si può andare a cercare la nostra destinazione tramite lo strumento Esplora. Quindi io posso andare a cercare su Instagram le immagini che sono già state pubblicate, immagini che hanno già pubblicato tutti gli altri utenti. In questo caso ho lasciato la ricerca libera, quindi ho recuperato tutte le immagini che sono su Instagram, diciamo, mondiale. Ho affinato la ricerca cercando, ad esempio, Pisa. Sono andata a cercare Pisa e mi ha restituito tutte le immagini che sono state fatte su Pisa dagli utenti. L'immagine viene caricata in questo modo dal nostro smartphone a sinistra, dalla galleria che noi abbiamo, no, di foto che abbiamo fatto, oppure la possiamo fare direttamente. Applico un filtro, quello sotto, che mi rende l'immagine un po' più carina, un po' più simpatica, mi fa sentire anche un po' il Helmut Newton, perché poi viene fuori le nuvole, vengono tutte belle, no? E poi la pubblico. Quindi è una cosa veramente semplicissima, ci vogliono dei secondi. Metto una breve descrizione e pubblico la foto. Piccoli accorgimenti che possono essere utilizzati per sfruttare al meglio Instagram,
che vi posso lasciare sono questi. Quando voi andate a pubblicare una foto e il profilo business, diciamo, non differisce dal profilo personale, è sempre utile, come dicevamo stamani, dare un qualcosa in più per questa piattaforma alle persone che vi stanno seguendo. Quindi farle sentire un po' speciali. Trovare una piccola promozione che può essere data solo agli utenti di Instagram, no? Quindi una cosa che può essere trovata solo in quella piattaforma. Ora vediamo anche come. Utilizzare i filtri che vi rendono un pochino più, più cool, no? La vostra immagine. E poi, come abbiamo visto, seguire gli argomenti che possono interessare la vostra destinazione. Quindi ho messo Pisa, ma ci può essere Lecce, come ci può essere la Puglia o qualsiasi altro argomento. Quando voi pubblicate delle immagini, rischiate, tra virgolette, di diventare anche interessanti per persone che magari vogliono venire a visitare la vostra zona. Io, ovviamente, abitando in Toscana, pubblico prevalentemente immagini di quando sono lì in Toscana, ma anche di quando sono fuori. E può capitare anche che, nel caso qui di sinistra, ho pubblicato questa foto, una serie di altre foto, e questo mio follower mi dice: mi piacciono le tue foto, a breve saremo nella vostra, sarò insieme alla mia famiglia in quell'area e useremo le tue foto come una guida simpatica per le nostre avventure. Quindi useremo le tue foto di Instagram per andare a visitare i luoghi che tu ci hai fatto vedere. Quindi non è soltanto una cosa divertente, non è soltanto un gioco, è una cosa simpatica. È anche un modo per creare dell'interesse nei confronti della vostra destinazione. Anche in questo caso indirettamente, direte voi, non è l'albergo, non mi verranno nell'albergo. No, hai ragione, però intanto si crea dell'interesse nei confronti della destinazione. Quindi io aiuto volontariamente, no? A promuovere la mia destinazione. Poi qualcosa di buono comunque, qualche beneficio arriverà sicuramente anche alla mia attività. Sicuramente se questo viene a visitare Lecce, andrà a mangiare nei ristoranti di Lecce, andrà a dormire negli alberghi di Lecce, andrà a prendere il caffè nei bar di Lecce. Quindi comunque crea un circolo virtuoso di promozione. Nel caso di destra è la foto che ho fatto ieri a Santa Maria al Bagno. Ho applicato un filtro che mi piaceva e ho pubblicato questa foto. No? Quindi andando in giro si pubblica, questa l'ho pubblicata qui, l'ho pubblicata su Facebook. Quindi io vengo a visitare questa destinazione e faccio della promozione a questa destinazione. No? L'ho pubblicata su Twitter anche. È stata molto apprezzata, tra l'altro. Una cosa che potete fare quando arrivate su Instagram e anche mettervi in contatto con le comunità di Instagrammers. Esistono delle comunità, in Italia ce ne sono credo anche più di 22, che organizzano appunto, organizzate in piccole comunità, piccoli gruppi di ragazzi che lo fanno volontariamente e che via via organizzano dei piccoli contest che non necessariamente ai quali partecipando non si vince necessariamente dei premi in denaro o altro, ma anche semplicemente vince la foto più bella, diciamo. Ad esempio l'anno scorso la comunità degli Instagrammers di Pisa ha organizzato insieme a delle altre attività, hanno partecipato al blog tour, al Pisa blog tour, e hanno organizzato in contemporanea un contest che si chiamava Tramontiamo i tramonti, definito appunto dall'hashtag Tramontiamo, dove si potevano fare foto dei tramonti, taggarle con l'hashtag Tramontiamo e si poteva vincere la possibilità di vedere stampate le proprie foto e esposte in una collettiva durante la serata finale del Pisa Blog Tour. Queste foto sono state poi vendute durante quella serata per beneficenza e sono state, il ricavato è stato donato a un'associazione che fa assistenza, che si chiama Stella Maris. Quindi
c'è anche una forma, no? di benefica di questi. Il contest è arrivato anche, no? Ad avere anche una finalità benefica. Organizzano anche delle collettive loro, quindi se voi vi mettete magari in contatto con queste realtà, potete anche decidere di organizzare insieme a loro delle attività, perché loro lo fanno. Quindi se volete promuovervi o volete fare in modo di inserirvi anche in uno di questi contest, potete mettervi in contatto con loro e anche tenervi informati su quello che fanno e inserirvi nelle loro attività, perché spesso fanno anche attività con sponsorizzate dalle attività del luogo, no? Ma non sono solo le aziende piccole che lo usano. Ad esempio, nella lista delle aziende, delle 500 aziende, della lista di Fortune, 123 sono quelle che stanno usando quotidianamente Instagram per la promozione del loro brand. E quindi si parla di brand veramente grandi. Un esempio di quello che si può fare su Instagram è quello che fa Tiffany, raccontando quello che succede all'interno dell'azienda, quindi facendo vedere le immagini dell'azienda e dei lavoratori al lavoro. E Tiffany lo fa attraverso Instagram. Fa vedere le pietre, fa vedere la lavorazione delle pietre. Ma Starbucks fa vedere la lavorazione del caffè attraverso le immagini su Instagram. Questo è un albergo di Los Angeles che incoraggia i clienti a farsi delle foto e a taggarle col tag del loro albergo e poi le aggrega e quindi presenta la propria struttura attraverso i propri clienti e non attraverso un'autopromozione. Questi sono spinti ancora avanti. Questa catena ha organizzato un contest che si chiamava Loving the Moment, dove chiedeva appunto agli utenti di taggare le immagini, le loro immagini pubblicate su Instagram con questo tag, immagini che poi sono state valutate da altri utenti attraverso una sorta di contest fatto dagli utenti stessi, e poi alla fine si vinceva appunto un soggiorno dall'immagine che aveva realizzato maggior numero di like e di apprezzamenti. In Italia un hotel che lo sto usando bene è il Pineto Hotel. Anche loro fanno vedere immagini di tutto quello che avviene in albergo, immagini anche simpatiche, ad esempio della loro mascotte. Oppure Foot Locker, che sfrutta l'egocentrismo di alcuni modaioli che hanno appena comprato un paio di scarpe nuove, chiedendoli di pubblicare le foto delle loro scarpe nuove con l'hashtag Kickstagram, e le foto migliori sono state poi aggregate sul sito di Foot Locker. Quindi pur di farsi vedere sul sito di Foot Locker, gli utenti hanno taggato le loro immagini sfruttando questo hashtag. Nello stesso modo Giorgio Armani, con gli occhiali, chiedendo agli utenti di condividere immagini con i loro occhiali. Levis ha organizzato un contest su Instagram per cercare volti nuovi per la propria azienda, chiedendo di taggare, di mandare una sorta di curriculum vitae per essere scelti attraverso Instagram con l'hashtag I am Levis. In questo caso appunto si vinceva la possibilità di essere scelti dall'azienda per lavorare con loro. Parlavamo dei contest, parlavamo di far sentire gli utenti speciali. In questo caso questo è un contest che è attivo adesso a New York, New York City Photo Walk, dove è stato organizzato appunto una passeggiata a New York per alcuni fotografi o anche amanti della fotografia, e organizzata dalla Fujifilm, che dava poi a qualche, infatti dice a few lucky photographers, la possibilità di vincere dei premi
pubblicando le migliori foto di questo, di questa passeggiata in città. Quindi l'azienda ha sfruttato il sistema del contest su Instagram per poter pubblicizzare il proprio brand. Ah, racconta. Cattura il Salento. Bello. Ah, perfetto. Perfetto. Bello. Hai ragione. Anche con le invasioni digitali abbiamo fatto una cosa del genere. E allora l'hashtag, chi se lo ricorda? Io non me lo ricordo. E sempre pure alle invasioni digitali? No, alle invasioni digitali era Ruffano Experience. Ruffano Experience, hai ragione, perché me lo ricordo, è vero. Mettemmo in palio una maglietta, con di Salento Promoters, no? In quell'occasione, sì. Ecco. È lo stesso. Un piccolo, però. Piccolo, ma consideriamo che la legge italiana ci dice che i contest non possono avere premi che superano il valore di, mi pare, 25 euro. Al di sopra di questo valore c'è la necessità di un notaio, quindi tutta una, no, una cosa più, cioè, più organizzata che non nel piccolo. Volendo organizzare dei contest in collaborazione con, che ne so, agriturismi, per esempio, della zona. Sì. Se volessimo mettere in palio un soggiorno, un weekend, e con l'accordo ovviamente dei proprietari, come funziona? Lì bisogna avere il contatto col notaio, quindi. Sì, perché il valore ovviamente è superiore ai 25 euro. Mm. So che è sempre lo stesso discorso di prima, no? Tanti lo fanno comunque. Organizzano comunque contest anche su Facebook o su Twitter, dando in palio premi anche di valore superiore. In realtà la legge, quella è la, quello sottostà alla legge italiana, non è la legge dei social, è la legge italiana, quindi comunque è necessario, è necessario leggersi o studiarsi bene la legge italiana, che dice questo. Vabbè, daremo quindi magliette per i prossimi. Una maglietta, non, sì, esatto, una maglietta, una colazione, una, insomma, ecco. L'importante è che il valore non superi quella cifra. Ah, sì. Sì, insomma, solitamente una maglietta. Però diciamo che quelle che abbiamo messo in palio noi erano con il logo degli Instagrammers di Lecce, quindi no, vabbè, infatti, una sciocchezza, quindi. Però carino per chi partecipa al contest, poi avere la maglietta degli Instagrammers con il simbolo è una cosa divertente. Certo, sì, vero. Dimmi, quanto abbiamo... Sì, è breve. Abbiamo... No, perché abbiamo... uscirà, penso, nei prossimi giorni un contest qui a Lecce con Instagram, e in palio ci sarà un viaggio in Europa o dei soldi tipo un 500 euro. Quindi non è fattibile. No, per avvisare... Me lo ridici? Non voglio dire il... comunque un'istituzione. Sarà un contest sull'Europa, che si aprirà in questi giorni da parte comunque dell'istituzione qui su Lecce. Metteranno in palio per la foto più bella, però non ricordo bene come il bando, perché c'è un bando che già hanno quasi pubblicato, dei soldi, un 500 euro più un viaggio in Europa. Quindi non è fattibile, non è... No, se hanno fatto... No, sicuramente se è un'istituzione avranno fatto tutte le cose in regola. Ok. C'è un bando, quindi sì, vedrai che è qualcosa... Ok, no, per... No, sì, sicuramente l'hanno fatto. Quindi il contest così semplice su Instagram non va bene, però col bando sì. No... Tu puoi farlo, puoi fare un contest su Instagram, come lo puoi fare su Facebook, come lo puoi fare anche sul tuo sito, cioè lo puoi fare anche mettendo un foglio fuori dalla tua struttura, nel senso, è la regola del concorso, perché ora magari si dice contest, è il concorso, okay. Il concorso ha premi, ma come quello in televisione, se tu vuoi organizzare un concorso a premi, la legge dice che sopra una certa cifra
deve essere strutturato. Non importa se c'è il bando o no, ma nel senso, credo che siccome è un'istituzione abbia seguito un iter legislativo, no? Credo regolare, okay. Ritengo, immagino, spero. Ok, grazie. Spero. Ecco, io vi ringrazio. Basta!